Anni dopo l'Italia è tornata a calcare il terreno di gioco dello stadio Rigamonti. Allora era il 19 febbraio 1989 e la Francia diede una dimostrazione di forza annichilendo la nostra nazionale. Quella di ieri invece è una storia tutta nuova. In un catino pieno, in ogni ordine di posto, la squadra guidata da Jacques Brunel in panchina ha ottenuto una vittoria sofferta ma meritata contro Tonga. Nel primo di tre test match in preparazione al Sei Nazioni, l'Italia Rugby ha messo in mostra un discreto gioco con alcune fasi, specie quella difensiva e nel gioco alla mano, ancora da affinare. 28-23 il finale, con tre mete per gli azzurri, una delle quali tecnica, e due per Tonga. Molti i calci piazzati trasformati in una gara che ha emozionato le oltre 25.000 persone presenti sugli spalti. Una festa senza precedenti, iniziata con il canto a squarciagola dell'inno di Mameli e terminata con la Ola, che ha coinvolto tutto il pubblico. Il tutto reso ancora più dolce dalla giornata perfetta dell'uomo più atteso in campo, Lorenzo Cittadini. Il pilone con la maglia numero 3 debuttava da titolare davanti al suo pubblico, nella sua città, nel suo stadio. E il ragazzo, cresciuto rugbisticamente nel Botticino e professionalmente nel Calvisano, non ha tradito le attese riuscendo a marcare una meta, la prima in carriera, e la prima della sfida contro Tonga, ed essere così eletto al termine della sfida Man of the Match. Trionfa l'Italia, trionfa Lorenzo Cittadini, trionfa una città intera che ha riscoperto in un pomeriggio grigio di novembre l'amore e la passione verso un grande sport.